da 168 a 136 ore, da full time a part time. Sono le condizioni contrattuali che da due giorni hanno provocato la protesta di 49 operai della cooperativa L'Ancora a servizio nel settore produzione e logistica della ditta Varsalis, operante nel petrolchimico di Brindisi. Purtroppo tutto il sistema continua ad avere questa grossa criticità legata proprio alla scadenza degli appalti. Ogni volta che c'è un subentro di un'altra cooperativa, in questo caso di un'altra azienda appaltante, noi abbiamo sempre problemi per i lavoratori. È una cosa che ormai a livello territoriale cercheremo di riaffrontare anche con le istituzioni, invitando il signor prefetto a riaprire il tavolo anche sul famoso protocollo sulla regolarità e sulla sicurezza sui posti di lavoro, perché lì c'era all'interno di quel protocollo tutto un percorso che avevamo attivato proprio riguardante il sistema degli appalti. Noi crediamo ormai che in questo territorio si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Non è possibile che gente che per decenni svolge la stessa attività all'interno dei nostri siti produttivi, a scadenza di appalto, si ritrovi magari a dover tornare indietro rispetto ai diritti acquisiti e alle condizioni di lavoro. La vicenda nasce da una gara d'appalto vinta dalla cooperativa Labor, che dopo sei mesi di proroga ha comunicato ai lavoratori l'insediamento delle nuove disposizioni contrattuali. Gli stipendi ribassati hanno provocato la preoccupazione per 49 famiglie che rischiano il collasso economico. Intanto i sindacati si sono mobilitati per risolvere il contenzioso e ridare tranquillità a chi da anni ha maturato professionalità nel settore.